fatto Bad Drivers in Italy. La grafica è anche ottima. Volevo vedere com'è, perché abbiamo sempre visto i Bad Drivers, però, degli altri paesi. Io Bad Drivers Italy non l'ho mai visto. Italiani non li ho mai visti. Italiani si può vedere. Non penso succedano incidenti gravi, penso solamente sia gente che fa manovre di merda. Se vedo che c'è qualcosa di troppo, lo levo. Lost Riso, grazie per i 4 mesi di risalto. Bentornato per Amate, Patino. FedEx in Italia, no? Questo penso sia l'intro. Questo dovrebbe essere l'intro, credo. Ma dove cazzo va? Decisamente italiani! Subito! Primo, secondo! Ma dove cazzo vai? Le frasi più comuni alla guida. La freccia agli indiani, eh? Chi t'ha dato la patente? Topo Gigio! Topolino! Vai, dove credi di andare, pirla? Un poltino, secondo me. Ma un pazzo! Un pazzo! Rigidus, grazie mille. Riri Jules, grazie mille per aver giftato 5 sub. Grazie, 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 grazie. Grazie mille di cuore, Palatino. Veramente, grazie mille di cuore per le 5 sub. Questo è un camion, raga. Questo è un camion. Se non frenava, se la portava via la macchina. Ma è alto o sono io che ho le cuffie alte? Zio, le strisce! Cipirne, grazie mille per la sub, non trovo per amato, Martino! La patente l'hai trovata nell'ovetto, Kid! Bella manovra, zio! Bella manovra, complimenti! È alto, ok, basso un po'. Mirko, grazie per la sub, non trovo per amato, Martino! Bella manovra, zio! Andrea stasera si guarda Neurodrome? Ho dato un'occhiata alle torte per neonati, ma in alcune si vedono certe parti intime, anche se commestibili, quindi non so se sia bannabile lacrime sì, di sì, gioia. Mi sa di sì, grazie per la cipatina, ci guarderò però, la sera in teoria no. Oh, che cazzo fa? Deduco che lui sia il contromano. Aiuto, ma stai bene? È tutto a posto? Ho capito, ma è pericoloso! È pericolosissimo! Cioè, è andato in contromano e voleva anche aver ragione! Xlucco, grazie per i 5 mesi di sub, troppo bravate, Martino! Cioè, è andato in contromano e voleva anche aver ragione! Minchia! Complimenti! Minchia, bella manovra, zio! Invece che da sinistra andare a destra! Ha dato che manovra! Ma scusa, ma aspettare e passare no, eh? Andiamo avanti qua, scusate. Questo lo so già. Lui si ferma, arriva una macchina da sinistra che ferma, ammazza la vecchia. Ferma, idiota! No, ragazzi! In Italia comunque abbiamo le perle migliori! Bito! Ma questo è un matto! Guarda quel coglione! Ma come in contromano in rotonda? Ma come? In contromano in rotonda? No! No, raga! Non è successo anche a me una volta! Ho beccato uno in contromano in rotonda! No, raga! L'uomo pollo, grazie per i 3 mesi di sub, bentornati per Armate, Patino! Ma dove va? Di andare di là, quella. Ma è contro mani in rotonda, ma scusami! Andre, io vivo a Manila, nelle Filippine, e ti posso assicurare che questo è niente. Ah, guarda, mi fido perché io non ci sono mai stato, quindi mi fido della tua parola, però anche qua vediamo cose interessanti, grazie per i 5, Patino! Ma chi è sto matto? Ma un matto? Chi è sto matto?
Aveva fretta, minchia. No, no, questo è pericolosissimo. Ma come? Sorpassi in curva. Ma tu sei matto. Se veniva un'auto dall'altra parte e non la vedevi, facevi un frontale della Madonna. Ma questo è matto. Un frontale in curva. Un sorpasso in curva. Ah, io non so come fa sta gente a avere il coraggio di fare ste cose. Io mi cagherei in mano a fare una roba del genere. Io mi cagherei in mano a fare una roba del genere. Cioè, ma è incredibile. Domani ho l'esame di teoria di patente. Giuro che mi sta passando la voglia di prendere le lacrime di gioia. Ma sai, Patino, guarda che in realtà poi se tu stai attento è già qualcosa. Poi non puoi controllare tutto. Grazie, Bricino. A me l'auto, la prima auto che avevo, me l'hanno completamente sfasciata. Stavo andando in una strada dritta. C'era una discoteca sulla destra e una macchina con una ragazza e tre ragazzi usciti dalla discoteca. Sono usciti dalla discoteca sparati a mille. Picchi, grazie per la sub, benvenuto tra Pepper Armate. Andre, grazie per i 5 mesi di sub, benvenuto tra Bentornale, Pepper Armate, Palatini. È uscita a palla dalla discoteca mentre io andavo. Mi ha preso il culo della macchina. Io ho sbandato, mi sono ficcato di frontale agli 80 contro un'auto parcheggiata. Ho aperto in due la macchina, la mia macchina si è accartocciata, io non mi sono, non so come, non mi sono fatto niente. Non so come, anzi, mi sono dato un pugno da solo, perché ho perso il controllo del volante, ho fatto sbam, mi sono dato un pugno da solo, ma a parte quello non mi sono fatto niente. Io ho aperto la portiera, sono sceso dalla macchina con il sangue che mi cadeva dal naso, perché io mi sono dato un pugno da solo, ovviamente avevo la cintura, sennò col cazzo, con sangue al naso mi avvicino alla macchina di là, vedo, c'era la ragazza che era così, ragazzi, era così, era bianca, bianca pallida, i tre tizi erano così, la ragazza era così, io mi avvicino alla macchina, gli busso al finestrino, quella si era così, come si gira? Tira giù il finestrino, la guardo e gli dico: tutto bene? E lei mi guarda e fa... Dico, gli ho detto, io un po' meno, gli ho detto. Io un filino meno. Non mi sono neanche arrabbiato perché, ragazzi, era una donna. Cosa dovevo fare? Il peccato, grazie per i 7 mesi di sub, entrava per armate, Martino. Era una ragazza, che cazzo dovevo fare? Non è che cos'è, le sfondavo il vetro con un cazzotto. Era una ragazza... Ho stato tranquillo. Insomma, morale della favola, arriva la polizia con i vigili, l'ambulanza e i pompieri. Perché io avevo l'impianto gas metano. Io avevo la bombola di metano in quella macchina. Abbiamo dovuto chiamare i pompieri. Allora a un certo punto arrivano tutti questi qua. A un certo punto esce dalla discoteca il ragazzo che aveva parcheggiato la macchina in cui io mi sono schiantato, perché la macchina di questo qui era parcheggiata sul lato della strada e io mi sono schiantato contro la macchina di questo qua e l'ho aperta a mezzo come un tramezzino. Questo qui esce: no, la mia macchina! Era poveretto, era impazzito, sta qua uscito con la macchina aperta in due, la mia auto, insomma voleva sapere chi era stato, era incazzato nero, insomma morale da favore, gli hanno detto che io mi sono schiantato contro la sua auto, però non è stata colpa mia, Questo qui cominciava a fare le foto, cominciava a fare tutte quante le foto dell'incidente, ma sapete qual è la cosa più bella di tutte? Che a questo qui l'assicurazione non ha pagato niente, perché aveva messo la macchina in un punto in cui non si poteva mettere. L'assicurazione non ha coperto niente, perché lui aveva parcheggiato in un punto dove tutte le macchine la mettevano per andare in discoteca. Ma non era un parcheggio vero e proprio. Avete presente le discoteche, quelle un po' fuori in campagna, che ci sono i bordi della strada piene di auto parcheggiate, la gente la mette lì per andare in disco perché non trova parcheggio. Ecco, a lui aveva fatto la stessa cosa e non ha dato niente. Poi a me è arrivata, mi è arrivato l'ambulanziere, che ragazzi, io penso che dei rimbambiti così in ambulanza non li ho mai visti. Cioè, è arrivato l'ambulanziere, sono arrivate con le sirene, scendono, arriva l'ambulanziere e mi fa:
tutto bene? Tutto a posto? Come ti senti? Gli ho detto, guarda, no, niente, avevo la cintura, mi sono dato un pugno, per quello mi esce un po' di sangue dal naso, però, a parte quello, niente. Mi guarda e fa, hai un trauma cranico? Ho detto no, non mi sembra, non credo. Questo prende le lucine, la lucina quella da medico, presente, clic clic clic, me apre l'occhio, me la punta nell'occhio così, con la luce sparaflesciata nell'occhio, e ho detto, adesso ce l'ho il trauma cranico, cioè, non me lo sparaflesciare nell'occhio, che cazzo. Poi mi guarda le pupille, no, a posto, non ce l'hai. Gli ho detto, ah beh, sai, tra l'altro, voglio dire, se avessi un trauma cranico, me ne accorgerei, se avessi un trauma, cioè, qualcosa sentirei. Poi mi guarda e mi fa, con aria tutta sospetta, perché c'era anche la polizia e i vigili fuori, coi pompieri. Mi guarda, si guarda intorno, mi guarda e mi fa, ma hai bevuto? E ho detto, no, non ho bevuto, stavo tornando a casa, ero a casa di amici, ma non abbiamo bevuto, abbiamo mangiato una pizza. No, ma hai bevuto? No, non ho bevuto! Eravamo a casa di amici, abbiamo mangiato una pizza! Non ho bevuto! Fa, no, perché se vuoi, io qui uso il tampone con l'alcol disinfettante per il naso e dico che non puoi fare il test perché ti ho disinfettato con l'alcol. E quindi il test risulterebbe sfalsato. Non ho bevuto! Basta! Non ho bevuto niente! Che cazzo! Alla quarta mi ha creduto. Ho detto, no! Non ho bevuto! Fammi sto... disinfettami con sto cazzo di alcol! Popo, grazie mille per i tre mesi di sabato. Intorno proprio armato, mattino. Insomma, morale della favola, vabbè, a me hanno fatto il test dell'alcol, il poliziotti, ma avevo 0-0 perché non avevo bevuto. E la cosa più bella, ragazzi, è che la tipa era sobria. La tipa era sobria e non era sotto effetto di droghe. Cioè, questa sobria e non sotto effetto di droghe ha deciso di uscire da un parcheggio sparata ai 4.000 senza dar la precedenza. Va bene, va bene, va bene, ok. Simone, grazie per i 5 mesi di San Mentore per Armate Palatino. E poi, tra l'altro, ho dovuto chiamare i miei, perché io ho dovuto chiamare i miei, perché ovviamente avevo tipo 20 anni all'epoca, 21 anni. Insomma, morale della favola, quando chiami i tuoi genitori che hai fatto un incidente, la parte tragica è sempre il padre, perché la madre, vabbè, la madre dice, mamma, ho fatto un incidente, vabbè, ma il padre è sempre la parte tragica. Io chiamo mio padre perché poi, anche però, tra l'altro, non era nemmeno colpa mia, la finale non era colpa Super Bowl mia, l'ha vinta la mia squadra preferita, i Los Angeles Rams. Festeggio allora, festeggio, che poi, tra l'altro, non era colpa mia, cioè non era colpa mia, però già ero inquietato. Ti sei drogato? No, perché se vuoi ho qui una pillola, poi dico che ti ho dato del moment. Ah, quello era capace di fare così, grazie per il cir. E fatto, papà, fa sì, cos'è successo? Mio padre è già prevenuto. Ho fatto un incidente. Che cazzo hai fatto? Sei una testa di cazzo. Io, papà, calmati, non è stata colpa mia. Mi sono venuti addosso, non è colpa mia. Sento silenzio dall'altra parte, silenzio. Dove sei? Gli ho detto la via in cui ero. Fa, ok, adesso veniamo io e tua madre. Insomma, perché i miei sono divorziati, quindi, però abitiamo vicini a mio padre. Mio padre va, suona da mia madre. Mia madre quella sera era sbronza, perché era uscita con le amiche a far festa, era uscita con le amiche a bere. 10 anni fa mia mamma aveva 40 rotti anni, quindi era uscita con le amiche a bere, è tornata mezza sbronza, mio padre l'ha vista, è cominciato a fare, è colpa tua che nostro figlio, mia madre, ma io che cazzo c'è? Sono morale della favola, mio padre è arrivato incazzato come una iena col morbillo, mia madre è venuta da me e ha cominciato a ridere, perché, beh, ma chiesto, stai bene, poi cominciava a ridere, che era già sbronza, quindi mio padre è incazzato come una iena col vaiolo, è andato dai poliziotti, dai vigili, dai pompieri, a momenti era mio padre che menava la tipa, incazzato, con la rabbia tantissimo. Insomma, morale della favola, siamo stati 4 ore lì fuori, a aspettare che facessero tutte le cose. Io, da che era l'una alle 2, sono andato a letto alle 6:30 di mattina. Però a quel momento lì non me lo scorderò mai, perché sembravamo quattro deficienti. Tutti lì. No, erano tutti sobri gli altri, erano tutti sobri, tranquilli. Questa qui semplicemente ha deciso di uscire senza dare la precedenza. Date sempre la precedenza, ragazzi, agli incroci, fermatevi sempre, non fate i maragli. Dami, grazie per i 5 mesi di sabato, entrate per armati, palatino. Oh madonna, che manovra di merda! Ma in contromano! Cioè, ma in contromano! Ma che manovra di merda!
Così. Meno male che grazie al cielo che le bestemmie sono censurate. Ma è scemo. Grazie Andrea, abbiamo finito di fare SNUSN, ora continuiamo anche a guardarti. Grazie per cifatina. Siamo a Torino. Ma tranquillo, è proprio sereno, zio. Sì, tagliala tutta. No, ma sereno, eh. Questo, chi c'è dietro, chi c'è davanti, me ne sbatto. Quello è passato, oddio, così. Questo pensai di bere, così su due piedi. Ah, Maria Vergine. Ma tranquillo, Serenissimo, No, ma tranquillo, sorpassa il mondo! Madonna santa, ogni tanto anche quelli in moto fanno delle manovre. No, ecco, questa è una cosa... Questa è una cosa che mi spaventa proprio. Perché se fai un bus in macchina è una cosa. Se fai un bus in moto... Cioè, no, madonna, raga, io quelli che fanno così li odio. Perché comunque tu... Cioè, anche se fai un bus in macchina, la macchina è coperta, è la cintura. Ma se prendi un in moto rischi di ammazzarlo, cioè... Ah, le strisce pedonali sono diventate un optional. Questi sono due cindi, sono due cinnazzi ubriachi, sti qua. Ah no, ma... Ma che fa questo? Ma guarda qua. Ma tranquillo con la bici. Ormai. Ti sei infilato col furgone in rotonda, zio, voglio dire. Spiegamento è una cosa normale, fa una ragazza una ragazza. Ma che sono matti che fanno sti sorpassi così? Ma scusa, lo scopo di mettersi nella corsia di sti sorpasso? Raz, grazie mille per i servizi di sabato, trovo armate, Martino! Ma ti levi dai coglioni o no? Minchia! Che cazzo, cioè, ma levati! Minchia, zio, che liscio! Che liscio incredibile! Pensavo li centrasse! Pensavo li centrasse tantissimo! In curva! Ma porco Dio! Passa questo, oh porco, ma dove va? Oh, che sta andando la macchina. Ma che cazzo, no. A me fa troppo ridere, fanno troppo ridere le imprecazioni di quelli in auto. Comunque ragazzi, ve l'assicuro, per quelli di voi che dovranno prendere la patente, c'è una cosa fondamentale da tenere sempre a mente. Una, agli incroci fermatevi sempre, ragazzi. Non andate mai sparati quando c'è un incrocio, perché rischiate di ammazzarvi, ragazzi. Non fatelo, agli incroci fermatevi sempre. Cosa è successo? Ah, stavi investendo i tipi lì! Come cavolo si fa? A me ce lo fa a prezzo ridotto, però. Cos'è questa inquadratura, scusami? Perché te metti... Oh. Ah, ma così! Proprio sereno, bello come il sole! Sorpassa tutti in contromano, vai! Oh, ma tranquillo, Incazzato, incazzato sto qua! Matte, grazie mille per i 4 mesi di sabato! Dammi per armate, Mattino! Incazzatissimo, come una iena! Incazzatissima! Porca puttana, mi vengono i brividi a vedere queste cose qua, mi vengono i brividi! Vengono i brividi a vedere quelli con la moto che sorpassano così. La pancia un po' irritata, un po' così. Oh, madonna! Quelli
sia di star male così, scorreggiare. Non è che scorreggiare, scorreggio spesso. Ma le scusi, ma che schifo, ma di che cazzo stava parlando, scusi? Ma che cazzo... Scorreggiare, non è che scorreggiare, scorreggio spesso. Ma che cazzo di conversazione stava avendo al telefono, scusi? Ma chi era, col suo medico curante? Che cazzo... Vabbè, oh, c'è chi parla di scoreggio, c'è chi... Oddio! Madonna! Oh, madonna mia! Ma questo è scemo! Ma che cazzo... Ah, qui l'ha, no, qui l'ha preso, l'ha centrato in pieno, l'ha centrato in pieno. Ma questo è scemo! Madonna mia! Ma hanno fretta, sti qua? La gente che ha fretta. In macchina, tutti che corrono che hanno fretta. Che cazzo devi andarti, si scuoce la pasta. Ah, questo è il carabiniere. Ah, l'ha beccato al telefono. L'ha beccato al telefono in auto. Andrea, grazie mille per i 3 mesi di Sam. Entrava per armato, Martino. Che poi in realtà dipende molto, perché non tutti reagiscono allo stesso modo in auto, Tipo, io sono abbastanza tranquillo in auto, sono abbastanza sereno, è molto difficile farmi incazzare Andre, in macchina. Tu scorreggiare, scorreggi spesso. No, non particolarmente, dipende poi da cosa ho mangiato, grazie per il cibo. C'è anche chi è molto tranquillo e molto incazzato in auto, io sono relativamente tranquillo. Cioè, in auto sono abbastanza tranquillo, è molto difficile farmi incazzare in macchina, devi proprio impegnarti. Mio padre, no. Mio padre si incazza, ma... istantaneo, cioè proprio immediatamente, perché poi mio padre c'ha anche una giustificazione, cioè mio padre ha fatto 35 anni in polizia e lui per 35 anni ha guidato in polizia, quindi lui sa guidare non bene, di più. E il problema è che quindi per lui guidano tutti di merda. E quello è il problema. Che ovviamente se tu sei abituato a guidare in polizia in un certo modo, per lui guidano tutti di merda. E lui si incazza tantissimo. Cioè lui c'ha l'incazzo facile. Il dito medio parte facilissimo. Parte facilissimo proprio. Andrea, cosa ne pensi della macchina Tesla e dell'autopilota? Spero diventi una realtà e spero di poterla comprare, perché per me è una gran figata. Grazie per il cheer. No, ma questo è matto. L'ha preso? No, ma questo è matto. Ah, Inburner, grazie mille per la sub. Non trovo per amate, Palatino. Ma questo è matto. Ma tu sei fuori. Zio, non è che se c'hai la macchina potente devi andare come Schumacher, Swift, grazie per i 3 mesi di sub, mi trovo per amate, Martino. Ma che è sta città, la sagra, a Brescia? Ma che è a Brescia? La sagra dei piloti. Cazzo, di Formula 1. Coglioni, Donna salta. Vabbè che l'abbia vista di tutta Italia, quindi... Un altro che sorpassa in curva. Vabbè. Due, vai, tre, quattro. Adesso si può sorpassare, ora sì. Ma guardali, guarda, due matti. A Rimini, due matti. In Riviera Romagnola non guidano male, questo l'ho constatato anch'io, Io tutti gli anni vado in Riviera. Ciao Andrea, io e la mia ragazza ti seguiamo tutte le sere e ci fai un sacco ridere. Grazie mille, Martino. Grazie per il cheer e mando un saluto e un abbraccio anche alla tua ragazza. Ho appena fatto la sub, io, mia sorella e mia madre ti adoriamo e ti stiamo guardando dalla televisione, sei un grande, mandare baci. Grazie mille, Cravatini, grazie per il cheer a tutti e tre. Cazzo guardi, ragazzi, è lo standard. Il cazzo guardi in macchina è lo standard. Appena uno ti guarda in auto, cazzo guardi. Salvatore, grazie per i 6 mesi di risam. Bentrovi, papà, armato, Valentino. Precedenza? Hello there. Precedenza l'abbiamo lasciata, Sì, ma era, l'ho messi via per palla. E che faccio il corrosso? Come fai? Ma io boh. Ma Dio boh. Era in Romagna. Bel sorpasso, bellissimo, zio, bellissimo. Guarda, più c'era la curva, più sorpasso dell'anno,
tranquillo, se, così, sereno, tranquillo. Ah, non gliene frega un cazzo proprio, col rosso, via, vaffanculo. Proprio serenissimo, va bene. Oddio, oddio, madonna mia. E sì che c'era scritto stop, cioè, c'era stop. Cioè, l'avrebbe visto anche un ipovedente, stop. Cioè, voglio dire, non è che... Sara Sky, grazie per i tre mesi di sub, bentornato per armate, patatina. Ah, ma anche a Bologna in centro, ragazzi. Bologna sui viali da guidare è un delirio. No, ecco, questa è una cosa che non sopporto, però. Io chiedo scusa, ma la gente che in bicicletta va sparata sulle strisce pedonali non la sopporto. Allora, Andrea, ad aprile devo venire a Bologna in macchina. Se guidano tutti così, faccio un casino, eh. Guarda che Bologna sui viali in centro da guidare in auto è un delirio, eh. Deve essere bravino, se no ti ammazzi. Grazie per il cheer. Questa cosa qui io non l'ho mai sopportata, raga, non l'ho mai sopportata. La gente che con la bicicletta va sparata sulle strisce pedonali. Ciao, no, Andre, bisogna sei scendere. Con noi, papere, ma la tua ragazza quando la vedi? L'ho sei vista un oggi. Grande cuore rosso. Adesso poi vedrò di renderla partecipe delle live. Grazie per il cipatino, che carino. Cioè, dovrebbero scendere e andare a piedi. Io con uno ci ho anche litigato con uno. Mi è passato davanti ai 2000 orari in bicicletta sulle strisce. Gli ho detto, zio, devi scendere. Non è che vai in bicicletta sulle strisce così. Come cazzo ti pare? Cioè... così si fa. Si scende dalla bici e si va a piedi. Non è che vai sparato, cioè... No, ma fatti incazzare perché mi sono preso paura. Oh, madonna! Sta di cazzo. Ma hai la patente, hai voglia, ce l'ho da più di 10 anni oramai. Ce l'ho da 15 anni la patente. Belli sti sorpassi, è bellissimi. Pure i Denia non scherzano. Ho provato il vero terrore. Ah, ma guarda che ce ne sono di esauriti, è un po' dappertutto. Grazie per il cheer. Sax, grazie per i 3 mesi di sub, entrare per armate, palatino. Grazie per il cheer, Wasp. Questo è Montichiari. Bellissimo sorpasso. Poi sì, andiamo un po' a destra. Andiamo un po' a destra, un po' a sinistra, sì. Vai, sorpassa da dove cazzo vuoi tu, tranquillo. Destra, sinistra, ma sì, che problema c'è? Io il mese scorso sono venuto a Bologna il mese scorso e ho assistito a certe cavolate in strada che sì, in centro sì. Spostati in centro proprio. Sì. Borgo Panigale era una pista da drift sì, a momenti ridere sì. A crepapelle. Sì, 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 grazie per il giro, Palatino. Sì, sì, beh, è così. Io ci avevo anche un mio conoscente di Mantova che è salito in macchina con me. Io guido tranquillo. Era in macchina con me, abbiamo fatto un giro, si teneva così. Gli ho detto, guarda che io guido tranquillo, eh. Io sono sereno a guidare, lui era così. Non avevo mai visto come il traffico, come si guida a Bologna. Gli ho detto, Nico, pensa che io guido tranquillo, Quello questo qui è sereno, questo qua tranquillo, sulla corsia d'emergenza. Se gli becca la polizia, gli fanno un culo così. Fanno un culo così se gli becca la polizia. Ma guarda, un altro, questo stanno insieme. Il sorpasso in corsia di emergenza. Sì, ma veramente, Massimo, grazie per il circo. Guarda, ti becca la polizia, ti fa un culo così se fa una roba del genere. Ciao Andrea, sei un grande. Ti sto guardando in auto. Spero di non fare la fine di queste app. Facciamo non le cose. Giudando, no. Non usate il cellulare alla guida, no, patate. Assolutamente no, facciamo le cose. Grazie per il circo. Ah, per due... No, ok, per due speed mi stavo preoccupando. Ho detto, che cazzo va a 5000 km orari? No, ok, la velocità per due, raga, mi stavo preoccupando. No, vai 150. Ma cosa sono impazziti? Ma scusa, ma io come faccio a vederli? Se non mi metti un avviso prima, scusami. Ma come cazzo faccio a vederli di notte se non mi metti un avviso? Cioè, l'avviso è questo. E come cazzo faccio? Cioè, ma scusa. Ma devi mettere un cartello prima. Cioè, non è, me li ritrovo davanti. Cioè, boh. Ma così, a caso, vabbè, stavolta è la prima volta che vediamo che non è colpa di... Come si dice? Di un automobilista o di un motociclista.
quello il motorino ha fatto. Oh madonna, madonna, a momenti lo ammazzava. Madonna, a momenti lo ammazzava. Bello, bel sorbet, bellissimo, bellissimo sorpasso. Minchia, oh, bellissimo. Questo non ha frenato perché si stava toccando i coglioni. Sì, zio, cioè, la precedenza ce l'ha l'altro, cioè, cioè, la colpa è su, batta anche il dito medio. Gian, grazie per i 4 mesi di sub, armato, fratino. Cioè, fa anche il dito medio. Cioè, ha torto e fa il dito medio. Ah, la gente è fuori, raga. La gente è matta. Cioè, mi piace che ha torto e fa anche il dito medio. Lon, grazie per la sub, venuto da armato, fratino. Bello, bello. No, ma stai direttamente proprio così, No, fatti proprio tutta la strada in contromano, zio, tranquillo. Fatti tutta la strada in contromano. Cosa sta facendo questo? Deve rientrare in rotonda. Ma zio, no! Ma che manovra è? Dai, è stato anche carino che l'ha fatto passare. È stato anche carino che l'ha fatto passare. Non tutti sarebbero stati così carini, La gente che si mette a cazzo. Questo la fai? Che cazzo dici? Gente che va a casa in rotonda. Ma la gente sa come funzionano le precedenze in rotonda, no? Perché, cioè, non per dire, però, a scuola guida te lo spiegano come funzionano le rotonde. Oh madonna! Ma non volevo farlo passare, ho capito, zio, ma stai che madonna, mi ha dei matti. Cioè, la gente però è troppo agitata in auto, la gente è veramente agitata in macchina, degli scleroti ci sono. Cos'è sta manovra? Vabbè. Un treno. Ma perché c'è uno su un treno? Ma che fa questo? Ma chi è questo? Ma chi è questo qui? Ma chi cazzo è questo qui? Che passava dalle rotaie così? Ma tranquillo, proprio easy, no problem, cioè. Andre, io sono passato da Livorno a Torino e anche una volta capito come guidare in città. Centro e TC, vedo che la gente è davvero matta, passano col rosso come niente e fanno i 70 tranquilli in città. Sì, ma c'è gente che è matta in auto, grazie benissimo. Osteria delle noci, non... Ma scusa, ma poverino, ma c'è un cane! Ma poverino, ma c'era un cane, ma scusami! Sapete che l'ho beccato anch'io un cane in autostrada una volta? Ho chiamato la polizia ai soccorsi perché non potevo fermarmi. Stavo andando da Bologna, stavo andando a Gabice, stavo andando a Cattolica in autostrada... E a bordo strada ho visto un cane, solo che stava facendo i 130. Dietro c'avevo una macchina che faceva i 130. Se frenavo facevo un incidente. Ho chiamato i soccorsi e ho detto a che chilometro ero. Perché. Ma scusa, ma quanti ce ne sono di questi? Cioè, ma scusa, ma quanti ce ne sono di questi? Allora, ci vediamo all'ultimo perché dopo sono andato troppo lungo. Però l'ultimo me lo vedo. No dai, cazzo, mi sudano le mani a vederle ste cose qui, però porca troia. Dai, cazzo, mi sudano le mani a vedere sta roba qui. Poi te con quella caffettiera. Non è neanche una macchina, è una caffettiera. Ma perché mi è capitato? Allora mi viene un attimo, mi è capitato anche a me roba del genere. Quindi mi viene da sudare le mani. Madonna mia. Madonna mia. È un canale intero su questa cosa. Ma me lo consente. Dillo. Oh, ma che sta facendo? Gigi? Madonna, l'ha preso, l'ha toccato. Quando? L'ha toccato. Cosa? Ma roba, quando? Uno sta vettando un motorino all'altro. L'ha toccato, l'ho visto. Ma che cazzo? Zio, ma lo stop, niente, Testa di cazzo.
questa è la reazione standard dell'italiano medio, testa di cazzo. Dai, ci rifacciamo la macchina nuova, dai, vai easy. Guarda, pure l'ambulanza sorpassa. Ma testa di coglione. Ruggio Man, grazie per gli 8 mesi di sub. Bentornati a Bararmate, Martino. No, questo lo salviamo, ne? Lo salviamo, ne? Bene, seguì. Guarda qua. Madonna, i miei monopattini, porca puttana. I monopattini sono un pericolo. Ma che era rosso per te? I monopattini sono un pericolo, raga. Anche qua a Bologna stanno cominciando a sbucare un sacco di gente col monopattino. Non mi bastavano i ciclisti che vanno uno a fianco all'altro invece di mettersi in fila indiana. Ci volevano anche quelli con i monopattini. È spuntato lui, questo monopattino di mio. Cioè, ormai per guidare a Bologna uno deve essere fatto di cocaina. Devi stare così, perché a ogni angolo sbuca qualcuno. Fino a Milano. Ah, ci credo che da Milano sono di più. Un altro sorpasso da 10 lode. Ma frena! Ma guarda, ma non potevi frenare. Vabbè. Madonna. No, doveva. La destra in giro. Trombatis, grazie mille per la sub. Minuto la armata, Patino. Ma a parte, scusa, cos'è? Gli stanno a fuoco la macchina? Cos'è quel fumo che usciva dall'auto? Scusami. Bad Drivers of Italy. Era già pronto con la clip. Chi suona chi, James? Sì, infatti, scusi, non ho capito, scusa, che cosa sta succedendo qui? Cioè, questo è in doppia linea che non può sorpassare, sorpassa. E giustamente, questo che non può sorpassare, sorpassa. E quello dietro che voleva fare la stessa cosa suona a quello davanti, giustamente. Non fa una piega, il cornuto che del buco dal cornuto all'asino, cioè... Il buco del cornuto all'asino, proprio. Qua a Parma il sindaco ne ha messi in giro da qualche mese i monopattini e sono un botto di gente, è stata investita solo nelle prime settimane. Ma per forza, cioè, guidano come se fossero in bicicletta. Complimenti, signora, Madonna mia! Ma questo è scemo, cioè, ma stai nella tua corsa. Cioè, ma che dove cazzo eri? Cioè, ma sei il coglione. Ma guarda, ma da sto coglione! Ma stai nella tua corsia! Per sorpassare per i ciclisti! Ma stai nella tua corsia! Adesso arriva la macchina. Lo sapevo, arriva la macchina, lo sapevo. Qui è partita la bestemmia. Allora. Sì, sono teso perché mi è capitato delle cose simili. Allora mi viene un attimo da... Ma guarda te sto coglione. Lei era partita tantissimo la bestemmia, raga. Quella era una bestemmia. Madonna santa, anche i colli. I colli bolognesi sono così. I colli bolognesi sono così, raga. Ci sono le strade strette con pine di curve. Difatti, il mio migliore amico, quando all'epoca prendemmo la patente, perché il mio migliore amico ha un anno in meno di me, quando prendemmo la patente, noi facevamo le guide, io con mio padre, lui con suo nonno. Il problema è che sia mio padre che mio nonno, che mio padre che suo nonno, ti infondevano... quella tranquillità, quella serenità, proprio ti facevano sentire a tuo agio in macchina. Eri proprio tranquillo quando guidavi con loro a fianco che ti portavano a fare le guide. Cioè, vi faccio un esempio. Gerpi, grazie mille per i 5 mesi di sub, mentre per armate, Martino. Cioè, guidare in macchina con mio padre è così. Io guido, mio padre a fianco, che mi dice come guidare, e fa... Metti la prima, adesso in seconda, non tenere così tanto la seconda, metti la terza, ma non mettere la terza in folle, scala in seconda e vai in prima, adesso qui, sinistra, cioè io giravo a sinistra, ma no, metti la freccia, più piano, metti in seconda, stai più distante dalla macchina davanti, sei troppo a sinistra, vai più a destra, frena, avanti parti, sgasa di meno in partenza, il contachilometri è troppo alto, quanti giri fa...
Queste erano le guide, queste erano le guide con mio padre quando imparavo a guidare. Invece il mio migliore amico l'ha fatta con mio nonno, l'ha fatta con suo nonno, e so, ce ne scappa. E il mio migliore amico l'ha fatta con suo nonno, che era molto simile a mio padre in questo punto di vista. Però suo nonno è partito direttamente a dirgli: adesso facciamo un po' di guide, Claudio, perché si chiama Claudio il mio migliore amico. Fa: adesso però noi non è che andiamo a guidare in strada, no no, in strada ci vanno le fighette, noi adesso andiamo a guidare sui colli. Hanno fatto un bus. ma è ovvio, sui colli, la prima guida sui colli, che cazzo, sono tutte strade strette così, piene di curve, salite e discese, ci porti uno per fare delle guide sui colli, ma che cazzo, ho fatto un bus con un autobus, ma è ovvio, scusami, lui diretto sui colli, perché in città guidano le fighette, noi andiamo a guidare sui colli, è ovvio. Non ho voglia, grazie per i 7 mesi di sub, mi trovo per armato, Patino. Un altro gol mol. Ma che cazzo, sì. No, ma a me sono più scazzo quelli col monopattino. Io durante una guida con mio padre mi sono messa a piangere. Sono tornata a casa traumatizzata, lacrime di gioia. Ma perché bisogna star tranquilli, cioè se già uno è agitato a guidare, poi figurati con uno che ti fa così, grazie per il giro. Dai. Ma guarda te che gente. La manovra della macchina, la manovra migliore mai vista. Lo stop non esiste, lo stop chi se ne frega. Sono quelli che vanno agli incroci, c'è lo stop, e invece che fare così, guardano solo a destra. A sinistra non gli interessa, può anche arrivare un treno che... Ecco Milano, UE, figa, tac, fatturato. Promoter, 1000 promoter. Quanto? C'era un bambino che stava guardando me. C'è porco. Ecco una madonna. Figa, mi fa pure la faccia dal cazzo. Ecco la bestemmia. Un matto, un matto, cioè proprio. Ma sereno, Questo mi avrebbe fatto incazzare come una iena. Questo mi avrebbe fatto incazzare come una iena. Cioè, tutto sbagliato. Tutto sbagliato. In Abruzzo le strade, specie in montagna, sembrano la pista arcobaleno se fosse in COD. Ma guarda, ci credo. Grazie per il cir. Grazie mille per la tira. Cioè, questo tutto sbagliato. Cioè, questo va tranquillo ai 20 km orari, ignorando lo stop. C'hai uno dietro che ti suona, acceleri, lo fai passare, no, continui ad andare tranquillo a 20 km orari, sereno, la strada è tua, non c'è problema, tranquillo. Tranquillissimo, è tua la strada. Madonna, questo si è cagato in mano lui. Vabbè, qui neanche esagerato, però, dai. Qui neanche esagerato. Ti sei preso paura, però lui aveva frenato, dai. Neanche esagerato, Contromano con la doppia... Mi piace, contromano con la doppia linea. Va bene. A Manile, bellissimo vedere i tassisti completamente in bamba tagliarsi la strada modello GTA per beccarsi il cliente. 5 su 10 finisce a rissa e una volta son volate le lame e dovuta arrivare la polizia. Ma che cazzo, devi fare un addestramento militare? Ciao Andre, oggi prendo per S oggi, anche se è successo già più di una volta, c'era sta macchina che è passata in una parte dove non poteva passare e se non me ne accorgevo mi poteva quasi investire. Per fortuna sono ancora intero, emoticon sorridente. Ma grazie al cielo, Pato, grazie per i cibi, a meno male. Demonita, patatina. Guarda, guarda. Tutta la strada in contromano, tranquillo, che problema c'è? Tutto in contromano, Per il momento è tutto, rimanete sempre aggiornati con la nostra app ufficiale di ilmeteo.it. Lasciate per le circa, Broking, Gabroking. Ma dove cazzo dovete andare che sgasano così? Questo stava dormendo. Yeah.
Ma se sorpassi a sinistra non guardi lo specchietto? Cioè... tutto in curva. Mi spiega perché sto cazzo di... A meno male che non c'è un busso, meno male che non si vede un singolo incidente, per fortuna, perché comunque però... Il tergicristallo fa sto rumore. Ah, guarda il genio del male, guarda, guarda. No, no. Dovrei comprarmi anche una dashcam e andare in giro. Sì, fenomeno. Sì. Bravo, Maraglio! Ma bravo. Hello there. In contromano, Pink, grazie mille per la sub, venuto la fermata, Valentino. Dai, Maraglio! Ah, i ragazzini sono proprio scemi delle volte. Guarda, deficiente. Una donna, yeah. Io dico, ma la gente non ha capito come funzionano le rotonde, secondo me. Sono confusi. Ho visto, che costa un cazzo. Cosa fai? Queste erano due bestemmie, sicuro. Niente, proprio non ce la fanno a capire come funzionano le rotonde, niente. La precedenza proprio zero, eh. Sì che non è difficile, comunque. Ah! Yes! Una finita bene! Godo! Godo come un maiale! Godo come un suino! Godo come un suino! Oh, karma, grazie. Sì, Bradipo, grazie mille per... Non l'ho visto, scusami. Bradipo, grazie mille per i due mesi di sub, la povera armata, Martino. Sì, ogni tanto giustizia c'è. Ogni tanto c'è giustizia. Datevi in previsioni di medio termine, ossia per i prossimi 2-3 mesi, perché probabilmente sono previsioni... Quelli sono partiti ai 6.000. Ma tranquillo proprio. Cioè, esiste. Che cazzo devi fare? Ma girati là, ma vaffanculo. Ma che cazzo fa? Ma questa serie la voglio portare tutti i giorni. Quello col rosso, vabbè, che caratrezzi. Non tutti. Donna puttana troia, sti cazzo di monopattini. Cazzo di monopattini. Mio padre li odia i monopattini, li odia la follia, li renderebbe illegali se fosse per lui. Ma così, tranquillo, proprio, ma sereno, no, ma è tua la corsia. Io odio come guida mio padre, perché facendo l'autista dei pullman ha il vizio di stare attaccato al culo delle macchine. Ma sai... Che urto. Vabbè, ma sai perché... Grazie per il... Ma sai perché, Palatina? Perché essendo piatto il pullman ti viene da stare appiccicato, quella sarà un po' deformazione professionale. Madonna mia, che cazzo di brividi. Ma dove va? Col rosso, così, va bene. Cosa fai? Ma cosa fai? Ma che cazzo fai? Vabbè, zio, ma devi girare, ho capito, ma non inchiodare. Merda, che inforniti! Ma non inchiodare! Ma vai avanti e fai la manovra U dopo! Ma questo è scemo, questo inchioda! Ma è scema, inchiodato, che cazzo ti chiodi? Scusa, ma questo è contromano in autostrada? Ma come cazzo... Raga, è contromano in autostrada? Come cazzo ha fatto ad andare in contromano... Ma come ha fatto ad andare in contromano al casello? Ma come cazzo hai fatto ad andare in contromano al casello? Com'è possibile? È qua, lo vedi? È qua. Come cazzo fai ad andare in contromano in autostrada? Come ha fatto? Come ha fatto ad andare in contromano al casello? Ma com'è possibile? Ma come sei riuscito? Ma io, raga, boh. Bruciapelo o a bruciagas. Guardalo. Che male invece. Ma come cazzo guidate oggi? Ma ce la fate? Dove, tra l'altro, ragazzi, non so se lo sapete, ma a Bologna c'è stato un vecchietto che è nato contromano in tangenziale.
c'era un vecchietto, c'era ragazzi a Bologna, è stato proprio qui, nella nostra tangenziale, hanno dovuto chiuderla perché c'era un vecchio che stava andando in contromano in tangenziale, contromano, e hanno dovuto chiuderla perché lui non si fermava. Non si fermava. Quando finalmente la polizia è riuscito a fermarlo, la sua giustificazione è stata: ero convinto che tutti gli altri stessero sbagliando. Cioè, era convinto che tutti gli altri stessero sbagliando e che lui avesse ragione. Fortunatamente gli hanno ritirato la patente e non guida più adesso, fortunatamente. Ah, non so, no, sono tutti gli altri sbagliati. Oh, madonna che botta. Oh, madonna. Una volta ero in un bus sostitutivo al treno da Crespino del Lamone fino a Faenza. Non so se lo sai, ma le curve di quella strada sono terribili. La gente dal lato opposto veniva a velocità assurde e l'autista era fisso a suonare. Ho avuto una paura. Ah, ma ci sono quelle che fanno così, che vanno sparati in curva. Grazie per il cir. Questo sì, vai anche in retro adesso, così spacchi tutto, Malpensa. Cosa facendo questo qua? Hello there. Che cazzo? Nicolo, grazie per i 7 mesi di sub, entrate per armate, partito! Super driver swing. Ma che cazzo fa sto qui? Ma che cazzo? Una volta mi capitò una roba simile al tipo in rotonda, poi fermato dalla polizia, praticamente un deficiente ha sorpassato da destra, non so come, uno fermo allo stop, venendo da una strada con un angolo cieco enorme. Madonna! Io avevo la polizia dietro e nulla. Avrebbero potuto assistere a uno di quegli incidenti da film col camion che ti prende di lato. Madonna santa! Avevo mio cugino dal lato in cui mi avrebbe preso. Lo avrei ucciso, ma ci ha pensato la polizia. Ma meno male, grazie al cielo che ci sono anche loro. Io adoro una tragedia. Le tue live, ma mia madre non grazie piacciono per il linguaggio che usi. Ora mi sono appena beccata un cazziatone perché sto vedendo la tua live. Ma guarda, sicuramente, grazie per il cielo, ma sicuramente ha ragione tua madre, perché il mio linguaggio è molto colorito. Però vediamo anche il lato positivo. Io non bestemmio. Cerco di dire le cose sessuali il più mascherate possibile, però ovviamente questo è un canale di Twitch e io non è un asilo nido, mi dispiace. Di a tua madre che tra tutti quelli di Twitch forse sono uno di quelli che parla più pulito, quindi... Però... Grazie per il giro. Madonna mia, no, ma fatti tutta l'autostrada, Kuraba, grazie per la sub, venuto la parvata, Martino. Citazione al Masseo, sì, era una citazione del Masseo. Ah, che poi mi dispiace, però non ce la faccio, cioè, madonna mia, che cazzo, non ce la faccio, cioè, non riesco a essere completamente linguaggio full pulito, cioè, non riesco fisicamente, mi dovrei trattenere troppo e non risulterei... Oddio, madonna! Ma basta sta gente che sorpassa a cazzo! Niente, gente che non riesce a capire come funzionano le rotonde, proprio zero, non ce la fanno, eh? Ma che cazzo... Cosa fa? Che cazzo... Madonna mia, mi sudano le mani a vedere certe robe. Mi sudano tantissimo. Sì, tutti, oh, tutta la città in contromano, eh. Una volta un tizio qua a PC durante un sorpasso in città andando a velocità folle si è sfasciato gli ammortizzatori e il paraurti davanti sopra. Madonna. Un dosso. Pezzi dappertutto, che goduria. Madonna, grazie per il cibo, Martina. Sì, uno più. Questa è la sagra del deficiente. Questo sorpassa a caso. Lì c'è un camion che non si ferma. Vabbè, oh, no, ma tranquilli, guidiamo tutti a caso.
Madonna mia, sti cazzo di sorpassi. Ragazzi, per favore, se siete in macchina e entrate in una rotonda e c'è una moto dentro, rispettate la precedenza. Se non avete la mamma un po' così, mi è successo troppe volte in moto che le auto non rispettassero la precedenza. Sì, ma assolutamente, grazie per il cir. Questo con rosso se ne va a fanculo, va bene. Una volta abbiamo visto la polizia intervenire, un po' mi dispiace solo una. Ecco, un'altra cosa che mi fa troppo incazzare. Quando uno deve curvare e invade l'altra corsia per curvare, vai più piano e stai più largo. Mi hanno fatto lo specchietto della macchina una volta. Era una curva così, io venivo da qua, era una curva così, l'imbecille per curvare forte ha invaso la corsia ma c'è entrato lo specchietto. Ma Dio svizzero, ma vai più piano e stai là. L'ho visto perché bisogna cancellare. Che cazzo, la gente che curva deve curvare come Schumacher, ma frena e curva bene. Quelli che curvano così, che ti invadono tre quarti di corsia, ma porca troia, devono fare tutti quanti Schumacher curva. No, vabbè, tranquillo, eh. No, ma sereno, Qui l'audio è tolto perché partiranno bestemmie a tutt'andare. Madonna, ma tu sei... No, tu sei cretino! Tu sei cretino! No, che male! Ma mi fa troppo senso vedere... Madonna mia, sei cretino! Ragazzi, mi stanno sudando le mani. Scherzo, mi sudano le mani a vedere sta roba. Questo è arrivato... Così, proprio bello come il sole. Zio, ma cioè, non è che ci vuole un... Ci serve un oculista, eh. Questa è la corsia amica tua, eh. Cazzo. Record video. Start recording emergency. Lui subito. Record video. Eccoli qua. Uno a fianco. State in fila indiana! Donna santa! Questo è un altro deficiente che curva senza guardare, vicchio! Donna mia, che cazzo di puro vedere sta roba qui! L'autobus che la precedenza è rotonda, non sa che cos'è, tanto è un autobus, cazzo gliene frega, se gli va addosso al... Madonna! Questo è figo! Non c'entro un cazzo con gli ceti, ma è figo. Questo è un po' di fulmini. Questo è figo, non c'entro un cazzo con gli ceti, ma è figo. Molto figo sto qua. Allora, papere, vediamo un po'. Facciamo una cosa bella. Allora,